maestro Aldo Conte, un buongiorno. Campionato di promozione Girone D. Le squadre in campo sono la Mistra Città di Gaeta 2010, lato sinistro maglia, possiamo dire maglia rossa con calzoncini e bordi bianchi, al lato sinistro ASD Ginnastica e Calcio Sora, una delle squadre che ha scritto pagine importanti nel calcio laziale ma anche a livello possiamo dire nazionale. Andiamo a leggere le formazioni. Per quanto riguarda il Sora, abbiamo Francesco Faticanti, Giuseppe Serrao, Mirko Tomei che è vice capitano, Michele Cirelli, Massimiliano Cianfarani che è capitano, Giuseppe Pagnani, Stefano Cardazzi, Lorenzo Antonini, Pari De Gigli, Federico Di Stefano, Ivan Reali. In panchina Giuseppe Santoro, Simone Alfonso, classe 2000, Fernando Gemiti, Luca Recchia, Leonardo La Rocca, Giuseppe Bellucci, si ritorno, Enrico Cirelli. Allenatore Antonio Terzigni, dirigente accompagnatore Pier Giorgio Greco, massaggiatore Andrea Rea. Per quanto riguarda invece la Mistra Città di Gaeta, abbiamo in porta San Daniele Cenarelli, Mario Bernisi, Luca Bartolomeo, Gennaro Vitale, Aldo Bonforte, Erasmo Fortunato che è vice capitano, capitano Gennaro Vitale, poi Vittorio Siniscalchi, classe 99, Andrea Mallardi, Fabio Fanelli, Samuele Leccese, Luigi Nunez, 98. In panchina abbiamo Valerio Caso, classe 97, Loris Carlo Castiglio, 2000, Antonio Di Lanna, Stefano Fiore, Andrea Pannozzo, Stefano Di Florio, Marco Parasmo, allenatore Alessandro Parisella, vice Amedeo Di Biase, dirigente e accompagnatori Ugo Turrini, Maurizio Montagna, Antonio Campara, medico Aldo Ferri, fisioterapista Francesca Di Bucchio. Arbitro della gara, signor Alessandro Rapagno di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Alexander Ferati di Latina e Valerio Britti di Aprilia. Subito partito il Gaeta che gioca, la Mistra giocherà la sinistra del nostro campo. Andiamo a dire subito che la Sora Calcio, come abbiamo detto prima, squadra che è arrivata anche a giocare in C1, squadra che tra le proprie file ha avuto giocatori come diciamo tra i più grandi il Toro di Sora, Pasquale Luiso che ha giocato anche nella Fragolese insieme a Gianfranco Stefanelli che è di Formia, poi è stato anche con l'Udinese, col Torino che ha avuto anche per anni richiesto dalla Juve, poi dopo ha avuto in banchina un certo Alcides Ghigia, lo ricordiamo, uno di quei grandi attaccanti che nel 1950 insieme al gol precedente di Schiaffino fece vincere per il secondo titolo il mondiale all'Uruguay proprio in Brasile, fu una delle più brutte storie che ci sia mai stata per il Brasile, la nazione brasiliana, soprattutto il Brasile calcio. Alcides Ghigia che era idolo uruguaiano, poi l'abbiamo visto con la maglia della Roma, finita la carriera calcistica e si è seduto sulla panchina del Sora. Sora che abbiamo detto è stato per anni avversario in C2 del Formia Calcio, per Formia Calcio quando c'era Antonio Fracasso come direttore sportivo, i tempi di La Manna, Alex Brunner, eccetera eccetera. Quindi praticamente poi il Gaeta Calcio è stato anche stato in Serie D interregionale, ma anche negli anni addietro, nel fine anni 70, quindi comunque squadre quando si parla di calcio hanno comunque una cornice d'oro e comunque anche se ora non è più come prima, però comunque continueranno e cercheranno di ritornare a quei vecchi tempi. Comunque andiamo subito a tornare nella formazione, c'è Daniele Cenarelli, San Daniele Cenarelli, portierone di Minturno, bravissimo anche nell'invio di piedi, bravissimo anche sui calci di punizione.
lancio di Daniele Cenerelli, lato sinistro, non riesce a mantenere la palla in campo Fabio Fanelli, quindi un throw in affidato al team della Valle di Comino. Di Comino, ricordiamole, va dalla zona, possiamo dire, Cassino contro la Sfera Cavallo fino più a nord di Sora. Ancora dall'altra parte, sempre il viaggio sinistro per Ivan Reali che combatte contro Andrea Mallardi, ma è alla fine il giocatore tirrenico a difendere la palla, quindi c'è ancora San Daniele Cenerelli che va a recuperare il pallone e metterlo pronto per il campo. Siamo già al sesto minuto. Quindi 0-0. La sorpresa è che la mista Città di Gaeta disputa il campionato di promozione insieme all'altra squadra storica di Gaeta, la Polisportiva Gaeta 1931. Torniamo nel telegioco, avanza ora, se ne va Siniscalchi, che viene fermato, e Francesco Faticanti, classe 99, portiere che tre persone libere tranquillamente gestisce la palla. Ora un Zora che gioca con possiamo dire un misto tra un 3-4-3 e un 3-5-2, un 4-4-2 con come si faceva negli anni addietro, vale a dire con il libro avanzato, con il libro che può fare anche da mediano, quindi diciamo un ruolo che medio centrale difensivo, quello che diciamo al faro a livello calcistico che riesce ad aprire il gioco. Ricordiamo solo tra le parti alte della classifica, squadra che chiaramente punta alla vittoria in campionato, quindi oggi è una sfida molto difficile per il team caro a spiaggia di Serapide. Ora c'è una gamba tesa, l'arbitro lascia davanti, intanto riparte il Sora, ancora si combatte con Nunez. Ancora Sora, passaggio scattato per Di Stefano, chiediamo scusa, numero 11 c'è Ivan Reali, c'è un contrasto di Federico Di Stefano sul numero 8 Andrea Mallardi, si butta la palla fuori, vediamo con la rimessa laterale. Giornata che col sole che va e viene, periodo di gennaio che sembra già essere quasi primavera. Una cosa bella di questa zona è proprio la temperatura. Lo ricordiamo, capitani, per quanto riguarda la Gaeta abbiamo la Gennaro Vitale, vice Erasmo Fortunato, dall'altra parte abbiamo 5 Cianfarani Massimiliano e Mirko Tomei come vice. Proprio Tomei ora cerca di mettere la palla in mezzo, ma l'ottima chiusura da parte del numero 5 Aldo Monforte. Aldo Monforte, giocatore di Fondi, classe 82, che ha militato anche nella Beretta della Regina, poi lanciato in eccellenza dallo Scauri in turno con Davide Palladino allenatore, e c'era Rolando Conte, direttore sportivo, il Minturno calcio in assoluto. Ora attenzione, subito che va Fabio Fanelli a riprendere la palla, fa partire l'azione, se va la Mistral e viaggia con Mallardi, ancora Andrea Mallardi, cerca di saltare un avversario, Andrea Mallardi attarda a passare la palla e sbaglia nella situazione perché va a servire l'avversario Giuseppe Serrao, poteva scegliere di andare magari di servire alla destra Siniscalchi, sia magari di poter avanzare e provare un tiro da fuori, ma una scelta sbagliatissima quella di passare la palla per vie centrali. Riparte sempre ora con la mistra, con Fanelli, scambio Gennaro Vitale, ancora Gennaro Vitale
passaggi molto corti dove il Sora non permette la possibilità di giocare la palla. C'è ora il pressing con Mario Bernisi, cerca l'1-2, ancora Bernisi a ricevere la palla, bella centrocampo per Gennaro Vitale, va il giocatore napoletano, viene, subisce fallo ora Andrea Mallardi, c'è un lancio in profondità, chiusura di Giuseppe Serrao, classe 97, ma sempre tra i pali di Luigi Nunez, giocatore di origine ispanica, per Gennaro Vitale, per Andrea Mallardi, ma ha anticipato Mallardi, c'è caos e palla che cambia maglia da una parte all'altra, ora c'è un fallo e vediamo il cartellino che sarà, quindi calcio punizione a favore della Mistral e ammonito Michele Cirelli, quindi primo a salire nel taccuino dei giocatori ammoniti, il numero 4 Michele Cirelli, siamo ancora sullo 0-0 qua tra Mistral Città di Gaeta 2010 e Ginnastica e Calcio Sora, fatto di polisportiva, punizione affidata a Gennaro Vitale che di sinistro dovrebbe sfoderare questa palla al centro, la difesa ciociara è ben sistemata. Ecco Gennaro Vitale di sinistro, pennellata in mezzo, colpo di destra, al gol! Anzi, subito annullato, clamoroso. Fabio Fanelli l'ha messa dentro, ma è stato annullato. A me non mi sembra, è un baboli, là, come fai? Qui dal 12° minuto, gol annullato al Gaeta, dove è stata bella la punizione di Vitale che ha messo in mezzo e che aveva trovato addirittura pronto il numero 10 Samuele Leccese, ma guardalino ha alzato la bandierina. Quindi peccato per la squadra in maglia biancorossa che sta cercando comunque di poter darsi subito in avanti. Abbiamo detto che era piazzata molto bene la difesa sorana perché abbiamo visto solamente lasciare molto libero sulla fascia un solo giocatore avversario, poi però il guardalino si è alzato subito la bandierina, ha annullato il gol, un gol che comunque poteva essere determinante forse sul fattore psicologico per la squadra cara mister Parisella. Ma ora Daniele Cenerelli che esce fuori all'area, lancia lunghissimo, ma ci sono solo maglie bianconere, seppur tre attaccanti, ovvero Siniscalchi, Fanelli e Luigi Nunez. Ora fallo su Federico Di Stefano. C'è calcio di punizione per il Sora, a centrocampo va salgono tutti e vediamo chi sarà con la maglia, penso Pagnani, è proprio lui Pagnani a servire Tomei, va il vice capitano dietro a Cianfarani, lancio in mezzo, c'è spizza di testa Federico Di Stefano, ma Daniele Cenerelli c'è. Ora con 4, sembra un misto di 4-3-3, Daniele Cenerelli che addirittura quasi dalla prova metà campo cerca di piazzare un pallone preciso,
rimane sempre sui piedi biancorossi, scatto per Tomei, chiedo scusa, per Luca Bartomeo, sempre tra i piedi dei ragazzi della Mistral, ancora scava, va Luigi Nunez, è subito alzata la bandierina, non guarda linea, sembra molto Vignolo sullo scatto da parte del team caro al Martirreno. Calcio punizione affidato a Pagnani, Giuseppe. Siamo ancora sullo 0-0, lo ricordiamo, il 12° gol annullato alla Mistral Gaeta, secondo il sistema dell'arbitro fuori gioco. Sistema dell'arbitro che cerca sempre di guardare bene l'azione, anche perché il team Sorano gioca sempre con la difesa alta, viene messa a terra ora Fanelli. Calcio punizione, arriva il secondo cartellino per il capitano Massimiliano Cianfarani, quindi secondo ammonito, oltre a Michele Cirelli c'è anche Cianfarani, già due ammoniti nel team black and white jersey, quindi è sempre lui, Gennaro Vitale, che cercherà come prima la soluzione, anche se ora è già davanti a tutto Mario Bernini. Lascia Monforte, palla in mezzo, scambio con Monforte e ora palla tra i piedi di Samuele Alceso, palla persa, riparte il Sora ora sulla fascia destra, ancora per Cardazzi cerca di saltare l'avversario, a Cardazzi, ma il piede di Luca Bartolomeo impedisce il pallone di andare in mezzo, quindi anzi l'arbitro da rimessa dal fondo, quindi qua i tifosi Gaeta chiedono ammonizione, anche perché il pallone è stato messo lontano da dove deve essere sistemato. Chiaramente il Sora sa che questo è un campo un po' difficile e tra virgolette vedremo come sarà questa gara. Ecco, guardate la difesa del Sora, quasi addirittura prima del cerchio di centrocampo, perché difesa molto alta che chiaramente fa cadere nel fuorigioco la squadra avversaria. Attenzione, Francesco Faticandi riesce a servire Mirko Tomei, dando il Mistral che cerchi di viaggiare, Gennaro Vitale ancora in mezzo, ancora palla persa, riparte Federico Di Stefano, ancora ecco Federico Di Stefano che riceve palla, ottima la chiusura di Aldo Monforte, granitico Aldo Monforte, ex Beretti della Regina, ex Scauri Miturno, ex Fondi, ancora guardate questo scherzo che vuole fare, questa provata di Vittorio Siniscalchi, ma la palla l'ha fatta passare sulla linea bianca, proprio sul rischio. Ancora lancio, stop di petto da parte di Federico Di Stefano. Un throw-in affidato a Cianfarani, ammonito insieme a Michele Cerelli, e quindi controfallo. Una gara un po' tesa, questo bisogna dirlo, perché squadre sbaglia addirittura la rimessa laterale, arbitro che è molto preciso, Rapagno Alessandro di Roma, ancora se ne va, fallo laterale, ma come lo viro la partita? Proprio da interista lo viro la partita, tu vedo da Juventus, quindi sono bianca lì, che mi da Juventus al tempo. Ancora c'è il lancio, non riesce Sora a prendere la palla, anzi ci riesce ora, cade Michele Cirelli, punizione per il team di Antonio Tersigni. Bello l'anticipo, Mario Bernisi ancora, ma viene fermato dalla difesa sorana,
cerca l'1-2, palla che in campo non ne vuole sapere, va sulla schiena di Mirko Tomei e rimessa laterale ancora Cioin affidato a Mario Bernisi, lato destro della porta difesa da Daniele Cenerelli, ancora la Mistral vie centrali, c'è Erasmo Fortunato ora per Mario Bernisi, Bernisi cerca di mettere in mezzo, solo piede bianconeri, vince ora con rasso Samuele Leccese, ma c'è Mirko Tomei che difende la palla su Vittorio Siniscalchi e c'è Francesco Faticanti, classe 99, che dovrà mettere la palla per terra, vediamo se cincerà a lungo rinvio oppure lungo rinvio dell'estremo difensore Sorano, colpo di testa ancora altri i colpi di testa con Mirko Tomei, retropassaggio, ancora lancio dall'altra parte, parte ora il Sora e se ne va con Cardazzi, ma chiusura la mistra allora Gennaro Vitale, ancora capitano Vitale che la palla comunque va fuori, conquista la rimessa laterale, siamo ancora sul risultato di 0-0 qua tra Mistral, Città di Caira 2010 e Ginnastica e Calcio Sora. Ancora si combatte Francesco Faticanti, estremo difensore del team del dirigente accompagnatore Pier Giorgio Greco, ancora passaggio in profondità, ancora a centrocampo Leccese, ritorna dietro, fa ripartire Gennaro Vitale. Gennaro Vitale che non riesce a mantenere il controllo della palla, quindi Cioin Sorano. Rimessa laterale per il Sora, colpo di testa, ancora va subito da Mallardi, lato destro per Mario Bernisi, ancora cerca l'1-2 con Fabio Fanelli, Cioin ancora Bernisi dietro, passaggio sempre per Mistral, ecco Gennaro Vitale va al metronomo, lancio pennellato ma non riesce a velocizzare Vittorio Siniscalchi, quindi easy for Massimiliano Cianfarani, l'arbitro rettifica, molto più dietro la rimessa, rimessa laterale, palla che viene buttata in avanti, c'è un colpo di testa ma va sul ginocchio del numero 6 Erasmo Fortunato, rimessa laterale ora affidata a Mirko Tomei, vice capitano del team Sorano, ora non va, anzi questo lancio in profondità ma palla che va in calcio d'angolo, si fa sorprendere Mario Bernisi e una palla che poteva essere gestita nella maniera più facile possibile, invece è terminata tra i piedi Sorani che effettueranno un corner alla destra della porta difesa da Daniele Cenerelli con Ivan Reali che andrà di sinistro sicuramente quindi ad uscire questo pallone, corner molto basso, facile per la Mistral poter prendere la palla, colpo di testa molto lungo di Mirko Tomei per Ivan Reali, quindi rimessa laterale, lo ricordiamo, risultato tra Mistral Città di Caira e Sora 0-0 qui allo stadio Antonio Ricignello di Caira, risultato che ricordiamo Sora è tra le parti alte della classifica. Francesco Faticanti esce senza problemi, portiere classe 99. Partenza per Stefano Cardazzi su quella fascia, ma niente da fare, si ferma la corsa, quindi
in affidato alla Mistral. Ancora il Sora e se ne va con Mirko Tomei. Per Giuseppe Magnani, ancora cerca un aggancio, pari di Gigli, ma niente da fare, rilancio di Daniele Cenerelli, errore della difesa, riparto, ora c'è Fanelli, lancio in profondità, ma ci sembra molto sulle sue Vittorio Siniscalchi, molto non veloce oggi, non pronto alla corsa, ma molto fermo sulle gambe, ricevuto già 2-3 assist, non è riuscito ad allungarsi. Ora palla al centro per Pagnani, lancio, bello 1-2 tra Di Stefano e Antonini, ancora Antonini, attenzione, Cenerelli che va sul pallone e Sora che già ha rischiato, ecco, di poter andare in vantaggio, palla presa da Cirelli in mezzo, colpo di testa della difesa del Gaeta, ma è sempre il Sora con Cardazzi, palla in mezzo, ancora spazzata quella palla, va la Mistral, ancora bello questo lancio, è molto lontano Luigi Nunez, il giocatore ispano-italiano, lontano magari dal centro, possiamo dire, dalla metà campo avversaria, quindi Sore che ha il controllo del pallone, lancio, colpo di testa ancora, e attenzione c'è fallo, quindi ha ammonito anche Luigi Nunez, punizione per Sora, quindi primo giocatore ammonito per il team della Mistral è Luigi Nunez, due per il Sora, vale a dire Massimiliano Cianfarani e Michele Cirelli, siamo già a 4-3 ammoniti. Siamo al minuto numero 28, quindi possiamo dire tra virgolette che manca 17 minuti al termine di questo primo tempo, squadre che un Sora ci sembra molto contratto, un Gaeta che era andato anche in vantaggio ma il gol è stato annullato. Forse un po' la paura, forse un po' l'essere un po' chiusi, ora c'è un lancio. Palla presa da Nunez, il giocatore ammonito della Mistra, ancora Nunez. Ancora. Scatto ora. Punizione per la Mistral. Dove sul pallone c'è il numero 4, Gennaro Vitale. Gennaro Vitale che sfererà questo sinistro in mezzo. Ecco la difesa sorana che addirittura arriva quasi a centrocampo per calcio fuori gioco. Lancio ottimo per Nunez, va giocatore ispano-italiano, ancora Nunez in mezzo, ma c'è la difesa del Sora e si va a rifugiare così. Ancora riparte il Sora sulla fascia sinistra, bello 1-2, ma Aldo Monforte chiude ogni possibilità, si riparte dalla rimessa laterale del Sora, ma all'altezza del corner dell'area di rigore, lato sinistro della porta difesa da Francesco Faticandi. 1-0-0 questo, dove squadre sono state molto contratte, Gaeta ha cercato
di andare avanti, ma i due lesti, i giocatori, possiamo dire, in età di Lega non sono riusciti ad arrivare. Ora parte Fanelli che combatte, Fanelli contro Cianfarani, Fanelli cala a terra, calcio di punizione. E qua può essere Gennaro Vitale con il suo sinistro, perché no, può anche fare un tiro diretto a porta, però può anche mettere la palla in mezzo. E difficile che la difesa del Soro ora si può alzare. L'esperto giocatore ex ex ammiratore anche dell'interregionale Serie D. Ancora Gennaro Vitale, palla in mezzo, colpo di testa e salvataggio di Francesco Faticanti. Trentaduesimo minuto. Calcio d'angolo, palla, attenzione, l'arbitro fischia, era già a terra Giuseppe Serrao, poteva essere un'altra occasione per Gaeta, veramente piedi di velluto, quello possiamo dire, di Gennaro Vitale. Tredici minuti che mancano alla fine di questo primo tempo, però possiamo dire che Gennaro Vitale e Fabio Fanelli sono quelli che hanno creato problemi alla porta del Sora. Nel primo caso gol annullato per fuorigioco, palla che usciva molto abbondantemente fuori. Nel secondo caso invece si è dovuto mettere il portiere Faticanti. A deviare la palla in angolo, sfortunato il team caro alla nutrice Gaeta, perché quello che ha impensierito la porta avversaria, anzi l'unico forse che ha impensierito la porta avversaria, ora addirittura non riesce neanche questa volta Vittorio Siniscalchi, che non riesce ad agganciare la palla, ma ora ancora la Mistral, se ne va ora con Mallardi. Cerca l'1-2, colpo di tacco, Mallardi che va a mettere in mezzo, si ferma ancora una volta. E qua Mallardi commette fallo. Sì. Ancora lancio. Mancano circa 10 minuti al termine di questo primo tempo. Mister Gaeta, Sora sono sullo 0-0. E ancora Cinerelli, bella l'entrata, ancora si gioca, lancio in profondità, Fanelli, stop di petto per Luigi Nunez, lancio troppo lontano per Vittorio Siniscalchi, l'abbiamo detto prima, Vittorio Siniscalchi forse oggi non è al 100%, non riesce ad essere speedy nell'arrivare sulla palla, partono Rissola. Se ne va Stefano Cardazzi, mette la palla in mezzo, subisce fallo Luigi Nunez, quindi punizione affidata a Stan Daniele Cenerelli, portierone di Minturno
dotato di un occhio sinistro, si arrabbia anche con i propri compagni di squadra perché chiedeva di poter salire, anche se l'abbiamo detto, il Sora ha questa tecnica che con i propri difensori di andare a centrocampo e far scattare fuori gioco, ma Daniele Cenerelli è bravissimo anche sui calci di punizione, vuole proprio Scilavert, bravo sui punizioni e sui rigori. Aldo Monforte va a difendere questa palla, l'attacco di Davide di pari Regidi butta la palla in rimessa laterale. Siamo qua sul risultato ancora di 0-0 tra Mistra Città di Caira e Sora. Dal vostro Aldo Conte alla telecronaca, ancora palla in mezzo, colpo di testa ancora. Riprese Enrico Duratore. Rimessa d'aria affidata alla Sora, dove anche se qua dall'alto si è visto un tocco di, col tallone sia di Ivan Reali sia di Mirko Tomei. Attenzione, proprio Ivan Reali dietro, ancora combatte Cardazzi, Cardazzi va a terra. Free kick, calcio punizione per il Sora. Riprese Enrico Duratore e io la telecronaca dal vostro Aldo Conte. Calcio di punizione affidato al team in maglia bianconera. Vi ho detto, team che ha scritto una grande storia calcistica, team della Regione Lazio che ha scritto una grande storia calcistica a livello nazionale, è arrivata anche in C1. Ha avuto giocatori come Pasquale Luiso, il Toro di Sora, che ha giocato anche nella Fragolese insieme al Formiano Gerardo Stefanelli e Gianfranco Stefanelli, Poi è stato anche col Torino, nonché Aside Sghiggia, campione del mondo con la nazionale uruguayana nel 1950, dove si è passato a Roma. Intanto c'è lui. C'è lui, Daniele Cenerelli, su punizione di Ivan Reali, ma dice che a valle uscita. Calcio d'angolo. Tranquillamente c'è Cenerelli. Al 38esimo minuto, quindi prima azione del Sora che ha, diciamo, impensierito la porta di Daniele Cenerelli, però c'è fallo a centrocampo su Gennaro Vitale. Gennaro, fallo di Lorenzo Antonini, classe 98 su Gennaro Vitale. È incredibile comunque l'esperienza di Gennaro Vitale. Punizione per la Mistral, palla in mezzo, c'è un colpo di testa. Allora rimessa dell'area ancora, palla in mezzo, caos, e si alza la bandierina. Ora punizione affidata a Francesco Faticanti per il Sora, siamo 0-0, ma due occasioni nel Gaeta con due, Gennaro Vitale e Fabio Fanelli, con l'altro c'è stato con punizione di Ivan Reali. Ivan Reali che scatta, ma la chiusura pulita del Mistral Gaeta impedisce un grosso, infatti c'è una true in una rimessa di area affidata
Mirko Tomei, ancora Mirko Tomei, subisce fallo, la chiusura sarà di Mallardi, ancora chiusura di Mario Bernini, quindi corner alla destra della porta, difesa da Daniele Cenerelli, corner. Mancano pochi minuti alla fine di questo primo tempo, risultato di 0-0. Palla in mezzo, Daniele Cenerelli respinge ottimamente, cerca di darla veloce Luigi Nunez, ma ci sono solo maglie bianco-nere. E ora l'arbitro vede il fallo di Samuele Leccese ai danni del numero 4 Michele Cirelli, quindi calcio di punizione a centrocampo affiato al Zora. Cirelli, anzi la lascia Pagnani, Giuseppe Pagnani, subito per Mirko Tomei, mette in mezzo Mirko Tomei, San Daniele, c'è San Daniele Cenerelli, subito di Daniele Cenerelli, lancio in profondità, scatta ora, va Siniscalchi, vittoria Siniscalchi contro Serrao. Questa palla rimane ora sempre tra i piedi del Sora, Antonio Lorenzini che si conquista questo calcio di punizione. Sora che usa molto la destra e Gaeta che usa molto il cuore, era anche a dare in vantaggio la Mistral, ma c'è stato gol annullato, può capitare. 1-2 tra faticanti, ancora ancora clamoroso Fabio Fanelli che toglie il pallone a un avversario toccando il pallone e addirittura viene ammonito, ma una decisione questa troppo eccessiva per il bomber è un peccato tra virgolette perché Fanelli aveva tolto il pallone nella maniera più pulita possibile. Ancora palla in mezzo, colpo di testa, ancora fallo su Siniscalchi, l'arbitro non vede, ora c'è un colpo di testa in mezzo, ma è stato Federico Di Stefano a colpire la palla di destra senza nessun problema, riparte, ora se ne va, va Luigi Nunez, se fa raggiungere da due suoi compagni di squadra butta il pallone alle ortiche, ma riparte, c'è Luca Bartolomeo su quella fascia sinistra, ancora palla persa, riparte il Lessora, lancio, c'è Gigli, pari del Gigli, ancora pari del Gigli, si allunga questo pallone pulitissimo Aldo, il numero 6 Erasmo Fortunato, ancora riparte, palla, lancio, c'è colpo di testa, riparte ancora il Sora, va il team Sorano, palla a terra e fischia un calcio di punizione. Sta scaldando Giuseppe Bellucci, anzi Giuseppe Bellucci per il team da parte del Sora, intanto lancio dove c'è Bartolomeo che va a difendere sul Federico Di Stefano e siamo a qui, siamo sullo 0-0, mancano pochi minuti alla fine di questo tempo, un Mistral Gaeta che ha provato due tentativi, un gol annullato e poi un colpo di testa dove è dovuto intervenire Francesco Faticanti a deviare la posta, a deviare il pallone in angolo, mentre il Sora si è fatto pericoloso solo con la punizione di Ivan Reali dove Cenerelli ha bloccato la palla quasi
al 7 alto e non riuscì a trattenere, tant'è vero che l'abbia dato. Daniele Cenerelli ancora pronto a rinviare, colpo di testa, ancora Cianfarani, lancio di Cianfarani, colpo di testa ancora, colpo di testa preso da messa laterale ancora, se ne va il Davida con Mirko Tomei che va a tirare sul Mario Bernisi, quindi una rimessa laterale. Guarda lì che lato la nostra postazione, molto attenta, attenzione, bella spizzata di pari legittima, nessun dato rilevante. Sbaglia la palla Michele Cirelli e ora c'è fallo, attenzione, ammonizione anche a Samuele Leccese. Siamo due pari col computo degli ammoniti, quindi in sequenza Massimiliano Cianfarani, Michele Cirelli per Istora, poi Fabio Fanelli e Samuele Leccese. Un'ammonizione arrivata per un lancio sbagliato di Daniele Cenerelli. Molte volte capita che aspetti sempre che la squadra sale, però deve essere accorta la difesa di Sora che al centrocampo va a rischio fuori gioco. Attenzione, palla rischiosa, la palla che cambia sul braccio del giocatore Sorano, l'arbitro non lo vede, ma attenzione, c'è un cross, la conclusione va di schiena, batti e ribatti questa palla e va su rimessa dal fondo. Non è un'azione tanto da sottolineare, però lancio di Cenerelli, un colpo di testa, ora cerca l'1-2, ancora se ne va, si scarchi per Nunez, ancora siamo a Nunez, salta a versare Nunez, c'è che salta un altro tiro ed è fuori gioco ora. Luigi Nunez che ne ha saltati 4. Ancora sfortunato il Gaeta. E guardate, attenzione! Signori, veramente incredibile. Azione da parte del Gaeta. E finisce ora così il primo tempo. Mistral Città di Gaeta e Sora sullo 0-0. Bella gara dove il Gaeta meritava di andare in vantaggio. A risentirci alla ripresa. Torniamo in gioco dove c'è stato subito un cambio, dove
Salta subito il numero 17, Giuseppe Bellucci, che è entrato al posto di Massimiliano Cianfarani, quindi ora il colpo di testa e c'è il gol! Nemmeno il tempo di scrivere! Neanche il tempo di iniziare, quindi 20 secondi subito vantaggio da parte del Sora. Siete proprio come la squadra di quella che io in Serie A, bianco e nero, uguale. Poi tu si è aizzato, urlato a bandini. E si vede che anche stai. Una palla messa una palla messa in mezzo quindi dalla destra. Quindi subito il gol da parte del Sora di pari dei Gigli. Ancora subito in avanti. Se no ora la Sora che... Attenzione, conclusione, palla che viene spazzata. Il giocatore dietro che ha toccato la palla e ha segnato, quindi sei normale. Il cestinato bianconero da lancio. Ma è mica influente però. Influente, la vago di Sumana e va pure, va pure. Siamo c'è il giocatore, c'è il giocatore da del Sora che era davanti a Cenerelli. Hanno chiesto, non siamo riusciti neanche tra virgolette a poter segnare l'ingresso in campo. E attenzione ora un'altra volta Daniele Cenerelli. Se no passare 5 minuti ora, siamo al quinto minuto, quindi veramente un Sora che è entrato agguerrito per poter vincere la gara. Quindi nell'azione del primo gol c'era Ivan Reali che era davanti a tutti, quindi poteva in fuorigioco secondo il team tirrenico. Veramente si è sfortunato perché Gaeta ci sono state tre azioni, possiamo dire quattro azioni nel primo tempo, dopodiché niente da niente di così importante. E allora è arrivato subito il vantaggio da parte del Sora. Sfortunato Daniele Cenerelli che comunque ha subito un gol che vediamo secondo la
la panchina biancorossa era netto fuori gioco. Ma c'è un lancio chiuso dalla parte del Sora. Ora con abbiamo Antonini Lorenzo, c'è un lancio, c'è uno scatto. Ora palla in avanti. Cerca l'1-2, palla in mezzo, c'è uno scatto molto tardivo. Ancora per il Sora con Antonini, tiro di Antonini, in due tempi c'è Cenerelli. La scrivo. Quindi andiamo a scrivere anche un tentativo. Questo settimo minuto da fuori il tiro da parte di Antonini. E quindi può capitare, insomma, un gol a freddo. Scatto ora per Cardazzi, palla in mezzo, non riesce, anzi Davide Paire De Gidi la prende e ora c'è in calcio d'angolo su quella fascia, la fascia sinistra, c'è una rostrata libera. Calcio d'angolo ancora, salta anticipatamente Paire De Gidi, palla che va fuori, rimessa laterale affidata al Gaeta. Rimessa laterale, ancora cerca l'1-2 e se ne va ora con Pugliese. Fanelli che siamo con rimessa laterale. Balluca Bartolomeo, Sora che ora difende come può questo vantaggio e esperienza della squadra che va in rete, ma sbaglia anche Francesco Faticanti e ora c'è un cambio dentro il numero 17 Stefano Di Florio che esce Samuele Leccese, il giocatore ammonito, quindi lo diamo anche insieme a Federico Di Stefano, sono ex giocatori del Fabia Calcio. Attenzione, palla in mezzo da parte di Giuseppe Serrao. Ancora. Calcio di punizione e c'è un cambio. Fuori Samuele Leccese, dentro Stefano Di Florio. Ancora si
sembra una 0. Ora il punteggio che è cambiato, siamo all'undicesimo e punteggio che è cambiato, dove il SD Ginnastica e Calcio Sora in vantaggio qua l'Antonio Riciniello di Gaeta contro la Mista Città di Gaeta 2010. Un risultato che dà molta molta rabbia al team caro alla provincia di Latina, perché pensare che nel primo tempo è andato anche in rete, dopo è stato annullato, dopodiché stessa azione quasi, dove Faticanti ha dovuto sventare il pallone. Tanto se stanno un calcio di punizione, il Sora che schiera, possiamo dire, una linea nella propria metà campo per far saltare, per mettere in fuori gioco, e addirittura chiaramente, ecco, Vittorio Siniscalchi si è messo davanti a tutto e quindi era facile poter trovare il fuorigioco, poi è rimasto fermo. Intanto c'è un cambio perché c'è Enrico Cirelli che è pronto a entrare con la canotta numero 18. A posto di chi? A posto il numero 10, Federico Di Stefano, quindi l'ex giocatore di Formia, promozione d'eccellenza, lascia il posto al numero 18. Al tredicesimo minuto, quindi un secondo tempo che colpo di testa, ancora se va il neo entrato che va a servire, e guardate Cenerelli respinge, conclusione e palla in rete. A 0 di Pari del Gigli. Quindi al quattordicesimo segniamo il 2-0. Quindi appena entrato Cirelli se n'è andato, ha preso palla, c'è stato subito il tiro da parte del attenzione ancora a Sora che ormai è un fiume in piena. Ancora c'è una palla in mezzo, non riesce. C'era Violetti Marreali che è andato a mettere, ha tirato. Quindi 2-0, è cambiata proprio la partita. Il Sora che è entrato nel secondo tempo proprio che ha fissato completamente la squadra della Mista Gaeta. Mista Gaeta veramente ha avuto una punizione che tra virgolette, stiamo parlando di fine di risultato, non ma magari giusta, perché lo ricordiamo, due azioni nel primo tempo, c'è stato il gol poi annullato secondo l'arbitro per fuorigioco, il resto dopo 32esimo è dovuto essere il portiere Faticanti a sventare l'azione, poi la difesa sorana che si alza addirittura al centrocampo, attenzione, ha ammonito anche il neo entrato, vale a dire Giuseppe, chiedo scusa, Stefano Di Florio.
14. Pronto un altro cambio, dovrebbe uscire Mario Bernisi che hai visto Bellucci da dire qualcosa agli altri, che lo sa che gli altri le rubano. Oi fra, ma che sei in casa pura, no? Sei io di casa pura. E c'è un cambio, quindi fuori il numero 2 Mario Bernisi, dentro il numero 15 che è Stefano Fiore. Andiamo a vedere il minuto 17esimo minuto, quindi stravolto proprio questo secondo tempo. Quindi punizione per Sora, c'è Pagnani. Calcio punizione per Pagnani. C'è un colpo di testa, ancora scatta Luigi Nunez, ancora Luigi Nunez ritorna dietro, dall'altra parte per Vittorio Siniscalchi. Ancora circa l'1-2. Di Florio non cerca qualcosa, ma non ci stanno le conclusioni buone. Vai a mangiare i maccaroni, Rilancio colpo di testa ancora. Punizione per il Sora con Cardazzi. Palla in mezzo, Cenerelli c'è. C'è un rilancio per Di Fiore, ancora Di Fiore se ne va. Per Fanelli, da dimenticare questo tiro di Luigi Nunez. Siamo sul 2-0 per il Sora e una mistra che non riesce a cambiare le reti del risultato. Ora Cenerelli, raso terra il passaggio, palla persa, recupera Ivan Reali che ma riesce a vincere il contratto, quindi altra rimessa laterale.
Ancora bella scivolata e corner calcio d'angolo per il Sora. Palla messa in mezzo e tiro sbirengo da parte di Giuseppe Bellucci. Palla che va alta. Andiamo a vedere il minuto di questa azione. Ventiduesimo minuto, quindi siamo già a metà del secondo tempo, quindi tre quarti di gara sono passati, ora siamo sul 2-0 per la Mistral. Scusa, 2-0 per l'SD Calcio, SD Ginnastica e Calcio Sora. Ancora Gennaro Vitale. C'è calcio d'angolo. Vediamo se da questo calcio d'angolo riuscirà a... Si troverà qualche cosa di positivo. Calcio d'angolo, e intanto se ne blocca la palla Faticanti. Lancio. Ancora. Palla va fuori. Dato ecco il cambio. C'è un altro cambio dove dovrebbe il numero 13 Carlo Loris Castiglio che entrerà in campo. Ammunizione per il Gaeta, ammonito il numero 8 Andrea Mallardi. Andrea Mallardi ammonito, quindi ora sono ben 4 i giocatori del Gaeta che sono stati ammoniti. Ora c'è un cambio. Tredici a posto dell'11, ovvero fuori Luigi Nunez, dentro il numero 13 Carlo Loris Castiglio. Al 25° minuto. Quindi 20 minuti al termine di questa gara, gara che è stata ghiacciante per la Mistral Gaeta nei primi minuti, neanche il tempo magari di poter sistemare un attimo le borracce per rientro dagli spogliatoi. Subito c'è stato il vantaggio sorano, ma la cosa bella, la cosa brutta tra virgolette è che dopo 14 minuti è arrivato un secondo gol molto punitivo per il team in maglia biancorossa. Ancora palla che va in avanti. Ecco
di Gennaro Villare lancio in profondità, ma ci sono solo maglie bianconere e c'è solamente Francesco Faticanti che va a prendere questo pallone. Si accinge all'invio, anche se viene bloccato per un attimo dalla presenza di un giocatore maglia biancorossa. Ancora palla persa, Castiglio combatte come può, fallo e punizione affidato a Gennaro Vitale, lancio in profondità, colpo di testa. Dovrebbe arrivare un altro cambio nelle file sorane, dove questo numero 14, Fernando Gemmiti, dando la mistra al cerca di andare in avanti, c'è un lancio in profondità, colpo di testa, caos. Ancora lancio in mezzo, Cenerelli da parte di Antonini, facile per Daniele Cenerelli, la lancia a Gennaro Vitale con calma, ora riceve la palla, cerca 1-2 su Luca Bartolomeo, ancora si va per vie orizzontali e Mallardi, ora se va Mallardi, ancora Mallardi, Gennaro Vitale mette in mezzo, Gennaro Vitale, colpo di testa Luca Bartolomeo, una conclusione svirgolata e da dimenticare. Va bene, va bene. Ecco il cambio. Fuori pari dei Gigli che è assicurato quasi tra virgolette una doppietta, e dentro il numero 14. Fernando Gemiti, siamo al 29° minuto, Mistral che non riesce nella maniera più assoluta di almeno il gol alla bandiera di aprire la partita. Ancora la Mistral, ancora il Sora con Gennaro Vitale che anticipa a Gremiti, c'è un lancio ma per Cenerelli è sempre facile, non tra virgolette, non una Mistral che sembra proprio aver perso la lucidità sugli assist, sui contrasti. E ora si chiede il cambio, palla in mezzo, colpo di testa, lancio in avanti, combatte ancora, se ne va Di Florio,
cerca l'1-2, non riesce a trattenere la palla dentro, intanto testerate, ma come entra subito testerate, abbigliatevi qui da stile. Quindi dentro Andrea Pannozzo che è sulla fascia sinistra contro Aladri fece una grandissima partita. Quindi è entrato Fiore Pannozzo al posto di Fiore. Siamo al minuto numero 32esimo minuto, quindi 13 minuti al termine di questa gara. Ancora Fanelli, vediamo Casiglio in mezzo a due, non puoi passare. Casiglio che ritorna sulla fascia sinistra, Casiglio che nella gara contro il... nella gara precedente, proprio su questa fascia sinistra, anzi ricordiamo la gara fatta prima di Natale, è stata una delle sue migliori gare in assoluto. Ha munito anche il numero 6 Pagnani, quindi tre giocatori sorani ammuniti e quattro della Gaeta. Siamo ora con calcio di punizione. Fernando Gemiti batte Gemiti. In mezzo Daniele Cenerelli blocca, subito fa partire la palla Daniele Cenerelli, ma per servire Luca Bartolomeo, servire l'avversario, conclusione da parte di Giuseppe Pagnani, appena ammonito, ma conclusione da noi, non rientrare nella lista dei migliori momenti. Quindi non è un tiro non dai highlights, se ne va a Gennaro Vitale. Pannozzo nella gara contro la Latri. Su quella fascia sinistra è stato eccezionale. Ora c'è calcio punizione per Sora. Battuta. Colpo di testa. Ancora Missal mette la palla in mezzo, il portiere Faticanti che anticipa il giocatore da Mistral. Gaeta che ora cerca di darsi un po' la sveglia. Ancora Pannozzo, c'è chi salta l'avversario, Pannozzo viene, combatte su quella fascia ma cade a terra Cirelli.
E... colpo di testa ancora, se no Fanelli, e ora per Mallardi, se no ancora la Mistral, cerca di mettere palla all'ambulanza, Fanelli, Fanelli che vuole dare l'anima ma non riesce ad essere preciso nel tiro. Vede che la Mistral ora sta cercando piano piano come la formica di poter avanzare, di poter effettuare il tiro, ma siamo comunque a 8 minuti dal termine ed è difficile poter ipotizzare anche un pari. Ancora lancio, viene fischiato fuori gioco, non, c'è la protesta da parte del pubblico della panchina biancorossa. Ora subito il portiere Faticanti che colpo di testa, ora Pannozzo che va a difendere. Rimessa laterale di Pannozzo, c'è un colpo di testa, ancora c'è Casiglio che cerca di mettere la palla dentro. Ora rimessa laterale dall'altra parte, colpo di testa, ancora. Ancora, se no Fanelli, Pannozzo. Pannozzo che comunque quando gioca sempre, dà sempre l'anima. Non solo sulla fascia ma anche come lottatore ancora. C'è lancio in profondità, chiusura da parte del numero 6, Erasmo Fortunato. Parte Luca Bartolomeo. Ancora. Siamo a Fanelli, ancora Pannozzo, troppo lungo. Rilancio da parte di Francesco Faticanti, Sora che sta portando a casa un ottimo sacco pieno. Mancano ormai pochi minuti, intanto Castiglio per 1-2 per Fanelli. Castiglio trova un calcio d'angolo comunque per la chiusura di Cardazzi. Ecco va Gennaro Vitale il suo sinistro, quindi pallone in uscita. Gennaro Vitale che mette la palla in mezzo, attenzione, cerca la rovesciata e guardate ancora una volta Faticanti Francesco che sul rovesciato di Fanelli, già la seconda volta, ma c'è calcio d'angolo. Vediamo il minuto ora, conseguenza facile per Faticanti. Quindi siamo al 41esimo minuto. E portiere Francesco Faticanti devia la palla, ha deviato la palla in angolo, quindi
Fanelli ha dato l'anima, ha anche segnato, perché peccato che il gol è stato annullato. Ancora il Sora in avanti. Gioca intanto l'allenatore Terzigni che scalpita, palla in mezzo, preso ancora, e guardate Cardazzi fa tutto quello che vuole, ma c'è Pannozzo che lo chiude. Gennaro Vitale, Fanelli che rientra addirittura come mediano, fa partire l'azione, ma è troppo lungo per Vittorio Siniscalchi, che oggi è stato di certo come una gara contro l'Atri. Subisce fallo Luca Bartolomeo, quindi calcio di punizione. Attenzione, c'è un cambio, quindi sta per entrare il numero 15, Luca Recchia, a posto di Ivan Reali. Siamo al minuto 43, quindi Ivan Reali che comunque si è fatto trovare, comunque Ivan Reali che è anche grazie a lui si è arrivata la vittoria, perché lui comunque in area si è fatto trovare tra virgolette pronto, o per tirare o per spizzare la palla o per magari portarsi un avversario appresso. E questo è quello che è chiaramente una delle tante cose della vittoria. Intanto andiamo a vedere subito l'azione, Castiglio non riesce a mettere palla, ma rimessa laterale per il Gaeta, Gennaro Vitale. Palla in mezzo, la palla che termina magari sul gomito della difesa Sorana, ma di Pagnani forse. Ancora palla in mezzo, Pagnani che spizza di testa, ancora colpo di testa Aldo Monforte, l'1-2. Aldo Monforte cerca di mettere la palla in mezzo, ma ora il Gaeta che riprende la palla, se ne va con Siniscalchi. Siniscalchi che oggi non è stato in buona giornata. Palla a terra, se ne va Gennaro Vitale, lancio in profondità ancora di Florio, cerca di combattere Di Florio in mezzo a due, ancora Di Florio cerca un varco, ma alla fine non riesce Castiglio a prendere la palla anche per la chiusura della difesa Sorana. Pannozzo che va a Luca Bartolomeo, palla in mezzo, Castiglio alta, doveva saltare e colpire la palla di destra e non rimanere a terra e colpirla. Siamo al 45esimo minuto, però comunque azione, c'è stato il recupero. Quindi da segnalare che comunque questa azione Castiglio alla fine andrà a colpire la palla di destra, questo pallone messo in mezzo dal numero 8. Mallardi,
quindi Castiglio che non ha saltato, abbiamo detto, era preferibile saltare e prendere la palla di testa. Siamo nei minuti di recupero ormai, quindi 2-0 per il Sora, Sora Ginnastica e Calcio, non è vero, è ASD Ginnastica e Calcio Sora, quindi squadra che è riuscita a ghiacciare il, possiamo dire, la... La Mistral Gaeta, appena entrato, neanche circa 20 secondi, l'1-0, poi dopo 14 minuti 2-0 e ogni cambio arrivava un gol. Da parte della Mistral Gaeta nel primo tempo è andata in rete, il gol è stato annullato, poi un'altra volta Fanelli sul cross di Gennaro di Vitale ha impensierito la porta, però anche esempio come l'ultima situazione con la rovesciata di Fanelli è stato Francesco Faticante, classe 99, che ha cercato di, con una mano, ha deviato la palla in angolo. Quindi comunque niente di così, è stato, sì, è stato tra virgolette quasi sacrificato, è stato importante. Intanto Fanelli che pare si è fatto male. Oggi non abbiamo visto, forse si scarchi, forse non era al 100%, un po' per in influenza, ma tra virgolette abbiamo visto, ecco, positivo come al solito Pannozzi, che come entrato ha dato anima, ha dato del suo sulla fascia sinistra, e oggi è stato proprio quel secondo tempo che entri e subisci quella agghiacciante reazione da parte del Sora, però agghiacciante perché 1-0 dopo 20 secondi, dopodiché dopo 14 minuti 2-0, dopo che tu hai fatto il gol, ti sta annullato e un'altra volta. Ora addirittura si fa male anche Fanelli, quindi peggio di questo non poteva terminare la gara. Ora gli applausi. E... E ora vediamo un Gaeta in 10. Quindi viene da un altro minuto di recupero. Quindi Gaeta in 10, Gennaro Vitale, blocca quindi punizione di Vitale. E comunque va bravo al portiere Francesco Faticanti che comunque ha tolto varie volte le castagne da fuoco. Ora esce, blocca questa palla e con grande semplicità aspetta il giro d'orologio, anzi va a servire Pagnani, e termina la gara
Allora, promozione girone D allo stadio Antonio Ricinillo, l'SD Ginnastica e Calcio Sora batte Mistral Città di Ghera 2010 2-0, agghiacciando nel secondo tempo, perché c'è stata doppietta di Pari De Gilli sia dopo 20 secondi sia al 14esimo. Dopodiché da ricordare che nel primo tempo al 12esimo c'è stato un gol annullato alla Mistral Gaeta, gol da parte di Fabio Fanelli, secondo l'arbitro per fuorigioco. E fatto sta che ora ricordiamo i prossimi turni. Per quanto riguarda ci saranno due derby, perché il Sora giocherà contro la Polisportiva Techiena, e mentre per quanto riguarda la Mistral Gaeta giocherà sul campo del Pondinia. Entrambi giocheranno domenica. Quindi alle riprese Enrico Duratore, da vostro Aldo Conte un ringraziamento, e andiamo a sentire poi le interviste. Siamo nel post gara di promozione girone D tra Mistral Città di Gaeta e Sora Calcio, terminato col risultato di 2-0 per Sora Calcio. Abbiamo al mio fianco il mister del Sora, Antonio Tersigni. Allora mister, come Santo Lazzaro, secondo tempo entra, corri, anzi due gol a ghiaccio proprio. Sì, il gol subito nel secondo tempo sicuramente poi ci ha agevolato, anche se a fine primo tempo abbiamo avuto una ghiotta occasione per passare in vantaggio. La partita era dura, lo sapevamo, il Mistral ha giocatori di valore, siamo stati veramente bravi nello stare attenti, accorti, perché comunque se gli lasciamo un po' di spazio ti potevano far male, e il risultato penso che alla fine sia giusto, e devo dire bravi ai miei ragazzi. Come ha detto lei, è stata una partita un po' particolare, perché nel primo tempo avete subito due attacchi, il portiere vostro è stato bravissimo a deviare quelle palle in angolo, quindi praticamente quello è stato un po' che ha fatto capire il livello com'era. Sì, gli episodi poi nelle partite fanno una differenza, anche se poi nel secondo tempo quello che si è visto è che a noi stavamo bene proprio come gamba e potevamo far male in qualsiasi momento. La maturità di una squadra passa anche in quei momenti dove bisogna soffrire e sopperire alla qualità della squadra avversaria. L'abbiamo fatto bene, e poi quando dovevamo colpire abbiamo colpito. Prossimo turno si va sul campo del Techiena, campo ostico tra virgolette. Campo ostico come li sono tutti quest'anno, l'abbiamo detto e ridetto, è un campionato veramente avvincente. Ecco, la Mistral sta a metà classifica, ma è una squadra molto forte, e tutte le altre, soprattutto in casa, nel girone di ritorno daranno battaglia a chiunque voglia vincere le partite. Quindi dobbiamo andare con la testa, ma anche con la tranquillità, perché stiamo facendo bene e adesso dobbiamo mantenere la concentrazione molto alta. Sempre parlando di calcio promozione girone D, parliamo sempre del risultato con Mister Città di Gaeta contro Sora Calcio, terminato 2-0 per Sora. Abbiamo il mister Alessandro Parisella, mister del Mistral Gaeta. Mister, allora, primo tempo sfortunati perché quel gol annullato, quella è l'occasione. Dopo, nel secondo tempo, appena messo i piedi in campo, cosa è successo che è arrivata questa ghiacciante 0-2? Sì, primo tempo ce la siamo giocati alla pari col Sori, sapevamo che incontravamo la prima della classe, quindi non ci potevamo permettere di regalare niente.
Questo è il primo tempo, la squadra l'ha dimostrato, siamo riusciti a reggere bene l'urto contro una delle migliori squadre del campionato. Poi il secondo tempo, appena iniziata la partita, subire quel gol, poi se c'era o non c'era, queste sono cose che dalla panchina non si vedono, però penso che ci abbia tagliato un attimo le gambe, perché sembrava come se siamo rimasti un po' negli spogliatoi, e quindi queste partite che vengono decise da episodi, purtroppo ecco, l'episodio a noi ci è stato sfavorevole e quindi ci siamo trovati a recuperare una partita dove avevamo anche tutto il tempo per recuperarla, però l'abbiamo fatto in maniera così disorganizzata, l'abbiamo fatto un po' così confusionaria, e quindi abbiamo permesso al Sora di difendersi bene, perché poi è una squadra che si sa difendere abbastanza bene. Abbiamo visto ad esempio Fanelli che ha dato l'anima, tant'è vero che alla fine si è stato portato in braccio fuori. Abbiamo visto magari Cenerelli che nonostante subito due gol è stato decisivo. Cosa è mancato oggi? Magari qualche giocatore che in confronto alla partita con la Lazio non abbiamo visto? No, a livello di giocatori non è mancato niente, è mancato ecco, un po' di fortuna in più forse, oppure qualche una squadra un po' più determinata nel secondo tempo, dove se stavamo attenti sul primo gol loro forse la partita la mandavamo più in equilibrio, poi alla fine giustamente ce la potevamo giocare, però ecco, poi avendo subito il gol ci siamo un attimo disuniti, e questo per una squadra che si vuole riemergere, vuole fare un campionato un po' più dignitoso, un po' più importante, è normale che non ce lo possiamo permettere. Prossimo turno si va su un campo duro a Pondinia, giocherà alle 14:30, cosa dovrà fare la mister Gaeta per cercare di preparare al meglio una gara? Niente, da martedì cominceremo a vedere prima di tutto l'aspetto degli infortuni, se c'è stato qualcosa che possiamo recuperare qualche giocatore, ma nello stesso tempo di cominciare a concentrarci su una partita che in questo momento della classifica è quasi una diretta concorrente, quindi non ci possiamo permettere altri passi falsi.